Buongiorno cari ebrei, oggi studieremo Masechet Brachot Daf Yud Bet. E ora iniziamo da Daf Yud Bet, Amud Bet, da sotto. Ma prima di iniziare vorrei riassumere che la Gemara ha parlato di che nel santuario, dicevano di mattina, portavano Korban Tamid all'alba e subito dicevano delle preghiere e delle benedizioni e di Shabbat la Gemara dice che aggiungevano una bracha e la Gemara chiese qual è la bracha e sono state presentate due tesi, una Shmuel dice che è Avarabah e l'altra Zrabzika ha detto il nome di Ravami, il nome di Resh Lakish che è Yotzeror e dice la Gemara che queste berachot non trattengono una l'altra, cioè se ha mancato di dirne una, l'altra è anche valida, e ciò l'ha dedotto da ciò che ha detto Resh Lakish, Rav Shimon Lakish e Resh Lakish, la stessa persona, e ciò l'ha imparato per deduzione. E adesso bisogna capire una cosa, che la berachah di Avarabah si può dire subito, appena all'inizio dell'alba, però invece la berachah di Yotzeror non si può dire presto, perché Yotzeror si vede dalla parola stessa che crea la luce, deve essere già giorno per poter dire questa berachah. Cioè, si può dire solo dopo Mashiach, se vi ricordate, dopo che può riconoscere il suo amico alla distanza di 4 cubiti. E invece nel Beit HaMikdash loro dicevano queste berachot e preghiere subito ogni mattina che erano occupatissimi, dovevano portare dei sacrifici e loro hanno le leggi diverse, coanimano leggi diverse. E dice infatti la Gemara in Yuma Lamed Zayin Amud Bet che coloro che recitavano Kriyat Shema con Hashem Ishmar, con i Kohanim, il loro Kriyat Shema non era valida, dovevano ripeterla perché era troppo presto di mattina. Adesso dice Agmara, e qui iniziamo dalla seconda riga da sotto. Yamat Bishlama Yotzer Or, se vuoi dire che la Berachah che loro hanno recitato è Yotzer Or, Avamre Aino. Debrachot e Makvot Zoetzo. Allora posso capire perché le Berachot non trattengono una l'altra e si intende che hanno detto solo Yetzirah e non hanno detto l'altra Berachah. Deloka Amre Avarabah, perché non hanno detto Avarabah. Adesso iniziamo Dav Yudbet Amud Alef da sopra. E la Iamrat Avarabah, se vuol dire che loro hanno detto Avarabah, che quello si può sì recitare di mattina molto molto presto, proprio all'inizio dell'alba, Avu Amre, mai brachot e makvot zo e zo, perché dice che Rav Zrika deduce che le brachot non trattengono una l'altra? Dilma hai dello Amri Yotzeror, mishum dello matasman Yotzeror, perché forse la ragione che non ho detto la bracha di Yotzeror è perché ancora era troppo presto e non ho potuto dire la bracha di Yotzeror, cioè devono attendere finché diventasse e che ci fosse abbastanza luce nel cielo per poter recitare questa bracha. Vechimata zman yotzeror avu amre, e quando sarebbe arrivato giunto il tempo di dire yotzeror avrebbero recitato yotzeror. Allora forse questa è la ragione, perciò la sua deduzione non è corretta. E chiede Gemara ve imichlala mai, e anche c'è questo presentimento che se è stato studiato questa legge, se Brachot el makvot zo e zo, per deduzione, chiede la Gemara vi michlala mai, che cosa c'è di male se è stato derivato per deduzione? Risponde la Gemara di michlala, e qui un pochino manca qualcosa nella Gemara, l'espressione intera è di michlala, cioè se è per deduzione, e qui mancano poche parole.
La Gemara vuol dire se è derivato per deduzione, questa deduzione può essere confutata. Risponde la Gemara, Leolam, veramente, Leolam vuol dire per il mondo, ma quando la Gemara dice Leolam vuol dire sempre in genere. In genere, Avarabba, Havu Amre, veramente sempre dicevano Avarabba. Vechimata Zman Yotzeror, Havu Amrele. E anche quando giungeva il tempo che era già permesso di dire Yotzeror, lo dicevano. Umai brachot emma pozo e zo, sede brachot. Non intende che una bracha non è stata recitata e perciò una non intrattiene l'altra, ma invece intende che la sequenza non ha importanza, cioè si può intercambiare l'ordine e ciò non causa nessuna difficoltà. Continua la Gemara, Bekorin, Aseta Dibrot, Shema, Vayam Shamoa, Vayomer, Emet Vayatziv, Vavoda, Ubirkat Kohanim. Amra Biuda, Amra Shmuel, Av Bigvulin, Bikshu Likrot Ken. Anche Bigvulin si intende tutte le altre città all'infuori di Gerusalemme in Israele. Ela Shekvar Bitlu Mipnei Taromet Aminim. Però è stata annullata a causa del Taromet Aminim. Taromet Aminim vuol dire il risentimento degli eretici. E si potrebbe dire che il risentimento degli eretici si intende il nostro risentimento contro gli eretici. E c'è chi mi ha detto che forse vuol dire che il risentimento degli eretici contro noi ebrei religiosi, però non abbiamo mai trovato che i saggi si sono preoccupati di ciò che gli eretici pensavano di noi. I nostri saggi si sono sempre preoccupati come difendersi dagli eretici, ma non sono mai preoccupati che cosa loro pensino di noi. E perciò la ragione è perché questi eretici entravano nelle sinagoghe e cercavano di convincere gli ebrei ignoranti che solo a Aseret Dibrot i 10 comandamenti hanno importanza, perché sono stati uditi da tutto il popolo ebraico. Veramente ci sono Gemarot che dicono chiaramente che solo i primi 2 comandamenti sono stati uditi, gli altri 8 sono stati. Solo Moshe Rabbeinu l'ha sentito dalla bocca di Hashem, e Moshe ha ripetuto al popolo ebraico gli altri 2. Comunque, questi eretici cercavano di convincere gli ebrei che solo i 10 comandamenti hanno importanza. E il resto, tutto il resto della Torah e le preghiere non hanno nessuna importanza, nessun valore. E perciò i saggi hanno deciso di annullare la recitazione dei 10 comandamenti. Tania Meachi, abbiamo studiato anche per questo stesso effetto, Rav Natan Omer, Bigvulin, Bikshu Likrot, Ela, Shekvar Bitlum, Pnei Taromot Aminim. Rabba Barchana Savar, Le Mikveinu, Besura. Rabba Barchana volle che questi 10 comandamenti siano introdotti nella preghiera in maniera fissa in Sura, nella zona di Sura. Amar le Rav Chisda, Kvar Bitlum Mipnei Tarovet Aminim. Però Rav Chisda gli disse che già sono stati questa recitazione dei 10 comandamenti è stata annullata a causa del risentimento, penso io, contro i minim. Amemar Savar le Mikveinu ben Arda, Amemar, il saggio Amemar era una mora in Babilonia, e pensò, Savar intende che ebbe questa idea, non è che l'ha fatto, ma ha pensato di stabilirlo in maniera fissa nella città Nearda in Babilonia. Amar le Ramashi già gli disse, Kvar Bitlum Mipnei Taromot Aminim, è già stato annullato a causa del risentimento contro i minim. Ubeshabbat mosifim bracha achat le mishmar yetzei. Adesso arriviamo qual era la beracha che hanno aggiunto, che abbiamo detto che Shmuel ha detto che è Avarabah e Rish Lakish ha detto che è Yotzeror. Invece la Gemara dice un'altra beracha, mai beracha achat, Amar Rav Chelbo, che quando i Kohanim di guardia cambiavano turno, perché c'erano 24 turni il Beit HaMikdash durante tutto l'anno, Omer disse cioè i Kohanim che escono dicono ai Kohanim che i nuovi Kohanim che entrano a sostituirli e dicono
מי ששכן, מי ששיכן את שמו בבית הזה, קולוי כ... fatto dimorare il proprio nome in questa casa, cioè nel santuario, lui yashkin benechem ahava veachva veshalom vereut. Lui farà stabilirà tra di voi amore e fratellanza e pace e come reut sarebbe come fratellanza, insomma, come e come amore tra uno verso il suo prossimo. E la ragione per forse perché ci sono due storie nella Gemara. Una volta è perché i Kohanim decidevano chi farebbe che tipo di lavoro e stavano lotterie e c'era una volta due Kohanim giovani che corsero verso il Mizbeach per fare certo compito. A quei tempi faceva una corsa e chi arrivava prima vinceva, e una volta uno spinse l'altro perché per avvicinarsi al Mizbeach, all'altare, c'era un pendio, perché l'altare era abbastanza alto. E uno di questi giovani coni spinse l'altro giù e si ruppe la gamba. E un altro caso era che anche correvano e uno trafisse l'altro con un coltello, lo ammazzò. E perciò penso forse questa è la ragione per la quale c'è scritto qui che bisogna essersi pace tra di loro. E continua la Gemara. Ma come shamru le'arich, abbiamo detto nella Mishnah che dove la Mishnah è lunga, dove la Bracha è lunga non si può raccorciare. E dice la Gemara, Pshita, è evidente. Echa de kanakit, kasa de chamra biyadei, vikasava de shichravu. Se per esempio uno ha preso un bicchiere di vino, chamra è vino. Chamra vuol dire anche asino. E come si può sapere se è vino o asino? Si vede se sta nella stalla è un asino, se sta nel bicchiere è vino. Se uno aveva questo bicchiere di vino in mano e pensò che era shichra, vuol dire birra, pensò che era birra, upatach umvarech adata de shichra, e cominciò a dire la bracha, patach vuol dire che iniziò a dire la bracha, baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, a data di Shecha pensò che era birra, poi si rese conto che era vino e alla fine ha detto Borei Pregefen. Yatza ha compiuto, cioè non deve ripetere la bracha e può berlo subito. Dina me'im amar Shakol ni abidvaro, Yatza, perché se avesse detto Shakol ni abidvaro non sarebbe stato nessun problema, perché Shakol ni abidvaro e include tutto. Da'atnan, poiché abbiamo studiato al kulam im amar shakol ni abidvaro yatza, su qualsiasi cosa si dice shakol midvaro, anche se ha una bracha particolare, e può consumare quel cibo, quella bevanda. È solo che è importante che sappiate che non è assolutamente permesso dire la bracha shakol su un certo cibo, una bevanda, se uno è in dubbio quale bracha bisogna dire e pensa che dicendo shakol già è legale e può consumare quel cibo, e questo è un grande errore, perché se uno non sa qual è la bracha deve studiare, deve prendere il libro, cercare il libro, vedere telefonare a un amico o chiedere a un rabbino quella bracha. Oppure quello che può fare è, se è in dubbio che ci sono due brachot, che mangi o beva tutti e due i cibi che ognuno ha la beracha che è in dubbio, e dopo di ciò può mangiare quella cosa. E la echa de kanakit casa de shichra biyadei, se invece aveva un bicchiere di birra in mano, de kasava de chamra e pensò che era vino, patacho birecha data de chamra, e quando iniziò a dire la beracha e disse il nome di Hashem, pensò che era vino, e poi si rese conto che era
che era birra e perciò terminò la berakha correttamente dicendo Shakon Yavidvaro, mai betar ikar bracha zlina e betar chatima zlina. E come, cosa dobbiamo pensare? Se dobbiamo considerare più importante l'inizio della bracha quando disse il nome di Hashem, che pensò che era vino, o betar chatima zlina, oppure andiamo verso la fine che disse correttamente che era Shakon Yavidvaro perché era birra, però l'inizio non intendeva che fosse birra. Tashma, vieni ascolta, cioè questa Tashma vuol dire che ti porterò una prova, una dimostrazione, in una direzione oppure l'altra. Shachrit patach bi yotzer or vesie be ma'ariv aravim, lo yatzah. Se di mattino disse la beracha yotzer or e terminò be ma'ariv aravim, non ha compiuto il suo dovere. Patach be ma'ariv aravim vesie bi yotzer or yatzah. Però se ha fatto viceversa, ha iniziato con Mariv Aravim, però ha terminato Yotzer Or, Yatzah, ha compiuto il suo dovere. E di sera, Arvit, secondo prega Arvit, Patach b'Mariv Aravim, v'siyem Yotzer Or, se iniziò la Berakha dicendo Mariv Aravim e poi terminò la Berakha, Baruch Ata Hashem Yotzer Or, lo Yatzah, non ha compiuto il dovere. Se invece Patach b'Yotzer Or, v'siyem Mariv Aravim, Yatzah. Se ha detto viceversa, ha iniziato il Yotzer Or, Vesiemi Mariv Aravim, sì, ha compiuto il dovere. Klalo she davar, la regola è, Akol Alech Achar HaChitum. Tutto va secondo la parte finale della bracha, o c'è la bracha finale. E perciò, se vediamo che la parte finale è l'importante, allora questa dovrebbe essere anche la regola riguardo al caso che abbiamo detto che uno che aveva il vino e ha detto la bracha Sheakol. Risponde Agmara, Shani Atam, no, il caso è diverso. De Kamar Baruch Yotzer HaMeorot, perché il caso è che quando lui dice Yotzer HaMeorot, Ani Chale Rav, adesso ci sono due possibilità. Oppure secondo Rav, De Amar, Kol Beracha She'en Ba Azkarat Hashem, Ena Beracha, ogni Beracha che non è menzionato il nome di Hashem, non dice Hashem, non è considerata beracha e va bene. E la Rabbi Yochanan de Amar, kol beracha shen ba malchut e la beracha, ogni beracha che non dice che non contiene la parola melech, non è considerata beracha, ma ika le memar. Cosa si può dire su ciò? Poiché quando lui dice Baruch Ata Hashem, Amariv Aravim, non c'è il nome, la parola melech in quella bracha, perciò secondo Rabbi Yochanan non è valida. E allora come la Gemara dice che Yatzah e la Kivan d'Amar Rava Bar Ula che deve askir midat yom balaila u midat laila bayom, poiché c'è un obbligo di ricordare il cambiamento tra giorno e notte, quando è giorno bisogna ricordare che il giorno si cambia in notte e quando è notte che la notte si cambia in giorno, e questa è la grandezza di Hashem che cambia tra giorno e notte. Ti chiamar Beracha Umalchut, mi cara Tarvaio chiamar. Però quando ha detto la Beracha e ha detto Malchut, questo si riferisce a tutto, perché di mattino quando dice Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzero Berchosh, Oseshono Voreta Kol, quando pronuncia la parola Melech, questo va anche sul Yotzeror. E anche di Arvet, quando inizia la Barakah che contiene la parola Melech, questo si riferisce anche a Mariv Aravim. Tashma, ti porto un'altra dimostrazione. Meiseifa, dalla fine di questo brano, di questa braita. Kalor shel davar, hakol olecha achar hachitum. Abbiamo detto che tutto dipende dalla parte terminale. Kalor shel davar la tua imai, quando una braita, una Mishnah, dice la parola kol e che tutto, oppure klalo she davar, questa è la regola, e i nostri saggi sanno che ciò sempre viene a includere qualcosa e ci sono dei casi che anche viene a escludere. Chiede la Gemara, la tuya mai, a che cosa viene a includere? La tuya Adamaran, forse non viene a includere ciò che abbiamo detto?
chiede la Gemara che forse il fatto che la Braita dice che l'Orshel Davar che viene a includere anche questo caso che la Gemara ha menzionato, quando uno ha un bicchiere di birra e pensa che è vino, che non sappiamo ancora se, e perciò abbiamo detto che a quello lecha haretum, che va secondo la parte finale, e perciò dovremmo usare questo principio che va secondo la parte finale per decidere questo caso, se c'è il bicchiere di birra o il bicchiere di vino in mano. Veramente se c'è il bicchiere di vino, perché se c'è il bicchiere di vino in mano abbiamo detto che non è un problema, perché Shakol rilascia tutte le tutto. Risponde la Gemara, lo la tua inahama vetamri, il caso è diverso, qui viene a includere un caso di nama, vuol dire pane, e tamri vuol dire, come in ebraico, tmarim, datteri. E chidami, qual è il caso? Il madachal nama, se il caso che ha mangiato pane e pensa che sono datteri, achal upatach adata de tamri, e ha mangiato e adesso vuole dire la bracha e pensa che sono datteri, vi si embe nama e termina la bracha che del pane, hainu bayan, questo è il nostro problema che non è stato risolto, ancora non è risolto. Risponde la Gemara, lo sricha, si legge, purtroppo in moltissime shivot leggono lo tzricha, e lo tzricha vuol dire non abbiamo bisogno, se abbiamo bisogno allora non serve niente, si può chiudere la Gemara e andarsene a casa, invece bisogna leggere lo, perciò la conclusione è di no, e tzricha abbiamo bisogno, che gon dachal tamre kasavar nahama achal, il caso è che ha mangiato datteri e pensa che ha mangiato pane, upatach be denahama vesiem be detamre, che ha iniziato a dire la berachà del pane. Veramente il Rif porta il Rashi che è stampato nel Rif, dice che non intende pane, intende bensì dolce, perché infatti è difficile che uno che mangia pane si confonda con datteri, sta parlando di dolce, che è dolce, e anche i datteri sono dolci, perciò forse c'è un po' di logica e si può confondere. Perciò Upatah ben Nahama e ha iniziato la bracha Azan et Haolam Vesiem be Tamre, e alla fine ha terminato con Tamre Yatsa Deafilo Siem be Nahama Nam Yatsa. Veramente se lui ha detto la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Chayav del Birkat Hamazon Azan et Haolam Kulo V'Tov eccetera, Azan et Hakol, e anche ha compiuto il dovere. Mai tama, perché? Perché de tamre nami mezanzaine, perché i datteri anche c'è chi dice che significa che nutrono, e invece la mia opinione è che non vuol dire nutrono, bensì che saziano, perché sempre andiamo ai nostri il principio. I saggi sono cose che saziano, non guardiamo se nutrono, se hanno abbastanza calorie, e la ragione è perché quando uno dice una barca importante può scendere di importanza in direzione di, per esempio, di questi datteri che sono meno importanti del pane e perciò è valido, ma una barca dei datteri che è una barca meno importante e che vada in su e che possa che sia considerato che ha compiuto che ha detto, l'ha recitato la bracha terminale, che dopo che si termina di mangiare e del pane, non funziona, solo si può andare da su verso giù, ma non da giù verso su, perché i dati sono meno importanti del pane. Continua Gemara, Amar Rabba Bar Chinena Sava Mishmid Rav, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו.
colui che non, se uno non ha detto Amed V'Yatziv di mattina, V'Amed V'Una di Arvit, dopo subito, che si dice subito dopo la recitazione del Kriyat Shema, non ha compiuto il suo dovere. Shemar, Lagid Bavoke Chazdecha Abimunatcha Velelot. E questo versetto in Shir Yom Shabbat, Shir Mizmor Yom Shabbat. E forse si potrebbe spiegare la ragione per ciò, è perché c'è un Midrash che dice che quando Adam Rishon compiò il peccato, e era poche ore prima di Shabbat, era poche ore dopo che è stato creato e compì il peccato, e dopodiché diventò sera e notte. E Adam pensò che diventò notte a causa del suo peccato, era una punizione per il peccato. Però quando divenne giorno, allora capisce che è una cosa naturale, che così è la natura del mondo, che prima è notte e poi è giorno. E perciò il Mizmor Shel Yom Shabbat è stato ideato da Adam, non da David HaMelech. Adam ha recitato questo Mizmor per Shabbat. E il Mizmor Shel Yom Shabbat, Tov Lodot Lashem Uzamer Shivchayon, Leagid Baboke Chazdecha Vemunatcha Balelot. Perché quando vide che divenne giorno, allora era felice. Leagid Baboke Chazdecha, che questa è la chesed di Hashem, che è una cosa naturale, che notte diventa giorno. Vemunatcha Balelot, che ho fede che dopo il giorno diventi di nuovo notte, che è una cosa naturale. Perché Adam Rishon era abbattuto per questo fatto, che pensò che tutto era causato da lui. Perciò deve dire Emet V'Yatziv di Shacharit, Emet V'Emunah di sera, per questo fatto, perché noi siamo come dei capillari di Adam Rishon. Ogni persona, ogni ebreo è una piccola particella di Adam Rishon, siamo tutti inclusi in Adam Rishon, e perciò dobbiamo fare queste azioni che continuano i sentimenti di Adam Rishon. Vamar Rabba Barachin Asaba Mishmede Rav Amitpalel, Kshu Korea, Korea Be Baruch, Ukshu Zokev Zokev Bishem. E quando uno prega, e quando uno si dice Baruch Ata Hashem, nell'inizio della Shmona Esser, per esempio, o Magen Avram, che prima deve fare una genuflessione e poi si raddrizza, quando Corea, quando fa la genuflessione e si inchina quando dice Baruch, inizia con Baruch, e Kshuzokhev, e quando si raddrizza quando pronuncia il nome di Hashem. E c'è scritto che quando si inchina rapidamente, ma quando si raddrizza, prima raddrizza la testa e poi raddrizza il corpo piano piano. Bisham Shmuel mai taima, perché questo, quella ragione di Rav, di Chtiv, Hashem Zokef Kufim, la ragione perché uno si raddrizza quando pronuncia di Hashem, perché Hashem, c'è scritto che Hashem raddrizza quelli che sono piegati, quelli che sono inchinati. Metivei, e chiede la Gemara una domanda. Mipnei Shmi Nihatu, e davanti al mio nome è piegato. E chiede la Gemara, se davanti al mio nome è piegato, vuol dire che anche quando dice il nome di Hashem deve essere piegato. E dice, risponde la Gemara, Miktiv Bishmi, che non c'è scritto nel mio nome. Mipnei Shmi, Mipnei si intende con Milifnei, davanti al mio nome, cioè quando sta proprio all'inizio, quando inizia a dire il nome di Hashem, allora si raddrizza. Vuol dire che quando dice il nome di Hashem già si raddrizza. Miktiv bishmi, ipnei shmiktiv. Amale Shmuel lechia barav bar Urian. E Shmuel disse a Chia barav bar Urian, gli diede un complimento, che è un saggio. Tav emalach milta me'alita de amar abuch. E vieni che ti dico un detto, un ottimo detto che disse tuo padre.
אחי אמר רבו, כוזי דיסטו פאדה. כשהוא קורא, קורא בברוך. וכשהוא זוקף, זוקף בשם. כשהוא לואי סינקינה, סינקינה. כשהוא קומיץ' אדיר הפרוע, ברוך סינקינה. כשהוא דיסטו נומד השם, סירדריץ. גבולתי עמוד עשר, עמוד ב'. רב ששת כי קרא קרא כחיזרה, כי כזקיב זקיב כחיביה. גורנשביה, כואנדו סי אינקינבה, סי אינקינבה קום אונה ורגה, קום בסטונה. כי כזקיב זקיב כחיביה, כואנדו סי רדריצבה, סי רדריצבה קום סרפנטה, פיאנו פיאנו. פוקי פרימה רדריצבה לטסטה, אפוי סי רדריצבה לנטמנטה. Come dice Rashi, se lo tere creato alav che masui, che non sembri che quando si è inchinato che era come un obbligo difficile per lui. Vam rava barchine nasava mishmed rav. Kola. Kola shanash kula adam itpalel akel hakadosh. Tutto l'anno uno dice a Shmone Esre akel hakadosh e la bracha melech ohev tzedakah mishpat. Chutz me'asara yamim sheben Rosh Hashanah v'Yom Kippur, tranne i 10 giorni tra Rosh Hashanah e Yom Kippur, che mitpalel HaMelech HaKadosh e HaMelech HaMishpat. E Rabbi Lazar Amar, affilo, e tutti, indubbiamente tutti voi sapete questo. E Rabbi Lazar Amar, affilo Amar, HaKel HaKadosh yatsa. E anche se ha detto HaKel HaKadosh, non ha detto HaMelech HaKadosh, ha compiuto il dovere, non deve ripetere la Shmone Esrei. Shnei Mar, Vayikba Hashem Tzevakot BaMishpat VaHaKel HaKadosh, Nikdash BiTzedakah. E Matai, quando Vaikba Hashem Tzvakot, quando Hashem si alza, va a Mishpat, nel giudizio, e lo Asraimim, Shemi Rosh Hashanah va a Yom HaKippurim. Qui sono 10 giorni tra Rosh Hashanah e Yom HaKippurim. E Kamar, Akel HaKadosh. E ha detto, Akel HaKadosh, e non deve ripetere. Mai Ava'ala, e qual è la decisione finale della legge, del Din? Amar Rav Yosef, Akel HaKadosh, Umer Chav Tzaka Mishpat. Che può dire, Akel HaKadosh, Umer Chav Tzaka Mishpat. Rabba Amar, no, Rabba Amar dice no, deve dire a Melech HaKadosh e deve dire a Melech Vemishpat che deve sempre menzionare il nome di Melech il re. Veilcheta che Rabba, e l'alaha è come Rabba. Veamar Rabba Orchina Sava Mishmed Rav, col se Epsalol Vakesh Hachamim Achaviro, ve non Vakesh, Nikra Rash Chote. Chiunque può chiedere misericordia di Hashem nella sua preghiera per un suo prossimo e non chiede, è considerato un peccatore. Shenemar, gam anochi chalila li mechato l'Hashem, chadol litpalel ba'atchem, che per carità, disse Shmuel al popolo ebraico, che io non mi impedirò di pregare a voi, e facendo ciò fare un peccato a Hashem. Amar Rava, im tami chachamu, tzarich shechele atzmo alav. Se la persona che dovrebbe chiedere misericordia da Hashem è un saggio, צריך שיחלה עצמו עליו. Un po' difficile da spiegare. E vuol dire che deve considerarsi come deve ammalarsi, deve pregare talmente con veemenza fino al punto come quasi diventi malato. Lo deve fare con tutto l'animo. Ma è taima, il mamshum dichtiv, en cholemikem alai. Engolè e Tosnai, e si parla lì di che Shaul, quando viene a sapere che il figlio Jonathan era amico di David, invece perché Shaul considerava David suo nemico, e dice Shaul che nessuno mi racconta, non mi rivela ciò che questa amicizia di Jonathan e David. Ven chole mi che malai, nessuno è diventato malato per me, cioè nel senso che non vi siete avviliti per me. Dilma Melechani, forse un re è differente, forse sì, bisogna avvilirsi per un re, ma non un saggio per un altro ebreo. E la meacha, veramente la prova del seguente versetto. Veniva chalotam levushi.
si tratta che David Amelech si avvilì per Doega Ebdomi e per Shiviv en Gera. Doega Ebdomi fu quello che andò a rivelare a Shaul che David si nascose nel Nov, la città di Coanim, e dopo Doeg andò, uccise tutti i Coanim, che disse la Shonara. E Shimei ben Gera è quello che maledisse David Amelech, che era il maestro, il rabbino di Shlomo, del figlio David Amelech. E con tutto ciò, che quanto hanno fatto danni, causarono del male a David Amelech, quando loro furono ammalati, dice lì il verso che quando loro si ammalarono, io mi vestii di un sacco e digiunai per loro e pregai per loro. E notate che questa, la stessa Mora che qui la Gemara riporta alcuni detti suoi, perché l'ha menzionato una volta, allora porta diversi insegnamenti suoi. Chiunque fa un peccato e si vergogna del peccato, gli perdona per tutti i suoi peccati. È interessante, qui dice tutti i peccati. Sheneemar, leman tiskri ubost velo yelach od pitchon peh mipnei klimatech bechofrilach. E non avrai più, dice il versetto, non ricorderai e la tua vergogna, e non avrai più una scusa per il fatto che ti sei vergognata, e quando io ti perdonerò. Hashem dice: quando io ti perdonerò. E questo si parla di tutto il popolo ebraico. L'Echol Asher Asit, Neum Hashem Elohim. Questo intende tutto, l'Echol Asher Asit, tutto il popolo ebraico, dice Hashem. Chiede la Gemara, forse Dilma Tzibur Shani, forse questo versetto non ci può insegnare, perché questo versetto sta parlando di tutto il popolo ebraico e non di una persona singola, privata. Era Meacha, la risposta è dal seguente versetto. Vayomer Shmuel e Shaul, lama ergastani lalotuti? Perché mi hai fatto alzare? Quando, dopo che Shmuel era già deceduto, Shaul l'ha portato su con un medium. Vayomer Shaul, tzarli meod plishtim nilchamim bi, v'Hashem sar me'alai. I plishtim combattono contro di me, e Hashem si è allontanato da me e non mi ha risposto. Gam bi yad hanevi'im, gam b'chalomot, v'yikra lecha l'hodieni ma esse. E io ti ho chiamato per sapere cosa devo fare. Ve'ilu urim tumim, lo chiamar. Però non disse che Shaul consultò, volle consultare Urim Tumim, però non gli rispose. Perché se gli avesse detto ciò, mishum de katleni novi, rakonim, nessuno poteva utilizzare i Urim e Tumim. Urim Tumim, indubbiamente sapete che è la placca d'oro che era sul petto del Kohen Gadol, che aveva le pietre preziose che si illuminavano quando chiedeva una domanda a Hashem, e le lettere delle tribù di Israele si illuminavano una per una e formavano delle lettere, delle parole e delle frasi. E perciò non si vergognò di dire che non consultò il Urim e Tumim, perché se no Shmuel avrebbe detto: certo che non potevi consultare, che non ti risponde perché hai ammazzato tutti i Coanim. Uminaim de'achilu leim in Shemaya, e da dove si sa che dal cielo che Hashem perdonò a Shaul, Sheneemar, va'yom Shmuel Shaul, machar ata uvanecha imi. E Shmuel gli disse tutto questo. Shmuel che dice si intende quando già era morto. Machar ata uvanecha imi, domani te e i tuoi figli saranno con me. Con me, dice Vamar Rabbi Yochanan, imi b'mchitzati, con me si intende in Gan Eden. Perciò insegna che Shaul fu perdonato perché la sua morte fu l'espiazione per i suoi peccati. De Rabbanan Amre Meacha, invece i Chachamim dicono che la prova è da questo versetto. Vukanum Lashem Begivat Shaul, Bechir Hashem. Poiché c'è scritto Bechir Hashem, che Bechir Hashem si intende il scelto di Hashem. Yatzavat Kol Veamra Bechir Hashem. Indubbiamente non erano i Givonim che hanno detto, che erano gli nemici degli ebrei, che hanno detto che Shaul
era il Bechir Hashem, perché loro odiavano Shaul, perché ammazzando i Kohanim di Irnov, e loro lavoravano per i Kohanim di Irnov, persero il loro proprio lavoro e non avevano di cosa campare. E perciò dice la Gemara che Yatzabat Kol, è uscita una voce dal cielo e disse Bechir Hashem, si intende che Shaul era Bechir Hashem, il scelto di Hashem, vuol dire che è stato perdonato per tutti i suoi peccati. Amar Rav Zutarti, Amar Rav Yehuda Bar Zvida, biciuli qua Parashat Balak Bekachema. E a un certo punto nella storia i nostri saggi decisero di introdurre la Parashat Balak dentro Kriyat Shema, e perché non l'hanno fatto? Mishum Torah Tzibur, a causa del disagio del pubblico, perché dura tempo, e il tempo non ha, e nessuno non ha pazienza né tempo, specialmente oggi. Mai taima, ilema mishum dichtiv ba kel mozia mimitzrayim, il Signore che li fece uscire dall'Egitto, lema. E Parshat Ribit o Parshat Mishkalot, Dichtivaim, Yetziat Mitzrayim. Veramente uno potrebbe anche recitare Parshat, la Parashah che parla, che è vietato prestare per interessi, e la Parashah che parla che uno deve avere i pesi precisi e onesti, le quali, queste due Parashiot, questi due brani, includono, menzionano l'uscita dall'Egitto. E la Marabiosi Bar Abi, Mishum Dichtiva. Haikra, poiché c'è scritto, Kara Shechav Kariv Chlavi Mikimeno, nella parasha di Balak c'è scritto che si è coricato con, si è inginocchiato e si è coricato come un leone, e si è alzato come un leone. Velei Mahai Suka Vetulo. E se dici che la ragione è perché è il disagio per il pubblico recitare un brano troppo lungo, la gente non ha pazienza, che menzioni solo questo passo, che basta, dica solo questo, un versetto. Gmire, c'è una legge? Gmire vuol dire Gemaru, cioè non finito, terminato, che hanno studiato, e questa è una legge finale. Kol parasha de Psake Moshe Rabbeinu Paskinan, dello Psake Moshe Rabbeinu lo Paskinan. Ogni parasha che Moshe Rabbeinu ha messo un'interruzione, come un pei, e noi possiamo terminarlo. Dello Psaka Moshe, se Moshe Rabbeinu non è la Torah, non ha terminato, noi non possiamo terminarlo in mezzo. Parashat Tzitzit mipnei makvaua, perché hanno introdotto il Parashat Tzitzit dentro Kriyat Shema? Omer Rabbi Yehuda Bar Chaviva, mipnei sheyesh ba chamisha dvarim, poiché contiene cinque cose: mitzvah tzitzit, yitziat mitzrayim, ol mitzvot, l'obbligo delle mitzvot, vedat minim, di allontanarsi dagli eretici, irura vera, un pensiero di un peccato immorale, verura avodazara, è un peccato di avodazara. Bishlamani tlat mefarshan, e capisco, dice la Gemara, che tre soggetti sono scritti molto chiaramente nella Parsha Tzitzit. Ol mitzvot, poiché c'è scritto uriitem oto, Uschartem come mitzvot Hashem, c'è scritto Uschartem kol mitzvot, tutte le mitzvot di Hashem. Tzitzit, c'è scritto chiaramente, Dichtiva Sulaim Tzitzit. Yitziat Mitzrayim c'è anche scritto, Dichtiva Sherotzei, c'è scritto Yitziat Mitzrayim. Ela dat minim, irur avera, virur avodazara minayin, da dove sappiamo che la parasha di Tzitzit include anche pensieri che non dobbiamo, che dobbiamo allontanarci, pensieri eretici, pensieri immorali e pensieri di avodazara? Dichti detania achrei levavchem, queste parole achrei levavchem si intende minut, cioè si intende eresia. Minim, scusi, elodat minim, eresia. Irura vera, un pensiero immorale, verura avodazara, e anche un pensiero di avodazara, tutte e due assieme, milanan. Tania Achrei Levavchem, che non dobbiamo andare presso i nostri cuori. Zominut. Chen Omer, Amar Naval Bilbo, Eni Elokim, Achrei Nechem, Zerur Avera. Quello che c'è scritto nel Kriyat Shema, Achrei Nechem, di non andare presso ai vostri occhi, questo è il pensiero di avere un pensiero immorale. Sheneemar, e adesso prima che di continuare voglio dire questo.
Dice la Gemara che un pensiero immorale è peggio del peccato stesso. E dice la Gemara un'altra cosa, e questo è molto importante sapere, che chiunque si riempie la testa con pensieri immorali non verrà introdotto nella vicinanza di Hashem, nel prossimo mondo, che è la punizione più grave. È come Karet. Perciò uno deve stare attento, molto molto attento, a non avere nessun pensiero immorale, come abbiamo detto, che è peggio del peccato stesso. Da dove sacchiamo il Rura Vera? Shenemar, Vayomer Shimshon Elaviv, Utakachli, Ki Yashra Beinai. Siccome dice Yashra Beinai, nei miei occhi, che prendi questa donna, che era una donna filistea, poiché piace ai miei occhi, Asher, e poiché c'è scritto nel Parashat Tzitzit, Atem Zonim, Ze Irur, Avodah Zarah. E Asher Atem Zonim si intende un pensiero di Avodah Zarah. Vehenu Omer, Vaeznu Achare Bealim, che la parola Zonim si intende Avodah Zarah, poiché c'è scritto Vaeznu, la parola Vaeznu Achare Bealim, e Bealim, sapete, sono il Baal, che per il quale bruciavano i propri figli. Grazie dell'ascolto, arrivederci al prossimo DAF.